Bomba ragazzi, benvenuti a un nuovo video, un nuovo WTF. Ma prima di iniziare il solito botta e risposta con le domande, voglio fare un giochino con voi. Tipo, quello lì. Voglio fare un giveaway, non l'ho mai fatto, voglio regalare qualcosa. Cosa voglio regalare? Voglio regalare, ce l'ho qui, mi abbasso. Voglio regalare il DVD di Cotto e Frullato e Viro, la maglietta di Cotto e Frullato e Viro, e il poster di Cotto e Frullato e Viro, ovviamente tutto autografato da me, da Paolo. Insomma, questi bei aggeggini, tra l'altro questo è il film che abbiamo fatto grazie agli iscritti al canale di Cotto e Frullato, grazie al crowdfunding, verranno dati in dono, in omaggio a chi? A chi se li meriterà. Come si fa a meritare questo premio? La prima cosa da fare è seguire i profili Instagram mio, di Paolo Cellamare, di Cotto e Frullato, di Bob Ampeso. A partire da oggi avete una settimana per pubblicare su Instagram, nelle storie, una fan art dedicata al film o dedicata comunque al mondo di Cotto e Frullato, taggando me, Paolo Cellamare, Cotto e Frullato e Bob Ampeso. Perché? Perché io, Paolo e Boban saremo i giudici di questa competizione. Ovviamente tutte le storie con i tag verranno ricondivise nelle nostre storie, così che tutti i nostri followers possano vedere il vostro lavoro. Al termine di questa settimana saremo noi a decidere il vincitore, che si aggiudicherà il DVD firmato, la maglietta firmata e il poster firmato. Allora ragazzi, prima di partire con le domande, un'altra cosa molto importante: vi ricordo di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati su tutti i video che escono, perché sennò la gente mi scrive, mi dice: Maurizio, è uscito il video, non lo sapevo, e io dico: mamma mia, clicca sulla campanella. WTF! E partiamo allora con lo WTF. Ciao Mauri, secondo te studiare lingue all'università può essere utile per un futuro da doppiatore, oltre agli studi di recitazione e dizione? WTF! Boh, sì, ti aiuta a sentire e capire meglio, ma diciamo che conoscere le lingue è una cosa molto bella e che aiuta anche nella vita di tutti i giorni. Però fondamentalmente non è che tu abbia tutta questa necessità di conoscerle per fare il doppiatore. Come appunto hai scritto anche tu, l'importante è la dizione e la recitazione. Ciao Mauri, doppiare per me sarebbe un sogno, ma lo è remoscia da quando sono bambino. Sai se esistono doppiatori con la R moscia o ci sono metodi per reprimerla completamente? PS, no, dal mio punto di vista, o di ascolto in questo caso, la mia R è normale, quindi penso con una R normale. Che cazzo di problemi hai? Sì, c'è un doppiatore con la R moscia, ma ne ha fatto un'arte, perché la sua voce è molto particolare, che è quella di Fabrizio Mazzotta, che oltre a essere un doppiatore è anche un bravissimo direttore di doppiaggio. Comunque, fondamentalmente no, non ci sono altri doppiatori o non si può fare il doppiatore con la R moscia. Bisogna andare da un logopedista e correggere appunto questo difetto di pronuncia. Spero di esserti stato utile, nel caso fatti due domande, perché prima dici che è moscia, poi no, non lo so. In un possibile arrivo di Dragon Ball Heroes in Italia, data la presenza di Cooler, Claudio Moneta potrebbe doppiare sia lui che Goku? No, doppierebbe solamente Goku molto probabilmente. Non so se te lo hanno già chiesto, ma serie TV preferita? Friends. Credo di dirlo a ogni WTF. Praticamente. Mauri, ti piace il merluzzo? Sì, è la prima causa di autoerotismo nella mia famiglia. A cosa sta pensando Paolo? Boh, dallo sguardo direi a niente, secondo me, proprio zero, encefalogramma piatto. Hai viaggiato fuori dal tuo paese quest'estate? Sì, sono andato in Campania, in Basilicata e in Puglia, quindi viaggiato fuori da Roma. Ciao Mauri, ho visto il video di ieri, 7 agosto 2018, e devo dire che per Bugs dovresti rendere il timbro più nasale e morbido, mentre Daffy e Silvestro sono praticamente perfetti. Grazie. Allora, Bugs più nasale. Beh, che succede, amico? Ecco, forse più di naso. No, però non ha queste punte alte. No, non posso fare questo. Che succede, amico? Forse è meglio così, più nasale. Dalla sa. Bomba Maurizio! Perché nel prossimo episodio dei videogiochi tu non inviti Flavio Aquilone? Sarebbe bellissimo sentirlo di nuovo dire: prendo una patatina e me la mangio con la voce di Light. Ok, vabbè, porterò Flavio. Lo dico da mesi che porterò Flavio Aquilone sul canale, ma non riusciamo mai a organizzarci. Ciao Maurizio! Pensi di essere più conosciuto come doppiatore o come youtuber? Io penso e spero come doppiatore, anche perché molte volte capita che chi non mi conosce come doppiatore mi vede su YouTube, io poi dico: sai, ho doppiato queste parole. Ma io lo sapevo! E infatti poi è così. Dipende dal pubblico. Potresti dire con la voce di Silente: Camilla, ora che sei un tasso rosso puoi andare a pulire i gessi. Perché? Grazie, apprezzo molto tutto quello che fai. Grazie. Ciao Mauri, volevo dirti che ogni volta che ti sento parlare mi immagino André Di Victorius che sponsorizza Prozis. André Di Victorius è questo ragazzino di colore con le treccine, no? Che è questo appunto telefilm che si chiama Victorius, che io ho doppiato tantissimi anni fa e mi faceva spaccare dalle risate. Era più piccolo di me l'attore, quindi la mia voce andava in alto.
era tutto molto... Ehi, che cos'è Prozis? Prozis è il mio sponsor, ok? È un sito di integrazione alimentare. Non vende solamente integrazione alimentare, vende anche abbigliamento sportivo. E per questo voi potete acquistare sul sito di Prozis utilizzando il codice sconto MERLUZ10 per avere il 10% di sconto. È così semplice. Non dico parolacce perché Andrea non ne diceva, essendo un telefilm per ragazzi. Ciao Mauri, volevo dirti che la tua voce a volte ricorda tantissimo quella di Riccardo Rossi. Non sei il primo che me lo dice. Tra l'altro, se guardate la serie Billionaire, che si trova su Amazon Prime, dove Riccardo Rossi doppia il protagonista, ci sono molte scene dove doppiamo insieme perché io doppio un personaggio di quella serie. Conosci il canale YouTube Cotto e Frullato? Il tipo che prepara i frullati ti somiglia un sacco. PS, Mauri, sei un grande, non nel senso che sei vecchio. Io non l'ho mai sentito questo canale. Come va? A benzina. Ma costa un botto. E quindi, ragazzi, basta, mi sono rotto il capo di rispondere alle domande. Fondamentalmente, vi invito, se questo video vi è piaciuto, di farmi ancora domande su Ask e su tutti i miei social che trovate qui in grafica, e di iscrivervi al canale e di condividere questo video con zii, cugini, parenti, compare, nipote, pesce rosso, cammelli e cane randaggi. Solo randaggi. E noi ci vediamo al prossimo vlog, dove non so cosa dirò, ma lo farò.